Adesso invece Francesca ti leggerà il passo in cui Artemide si presenta per la prima volta. Venerbe aveva rapidamente compreso che il marito in realtà era un uomo dal carattere debole, che sarebbe sempre stato succube dei genitori e che avrebbe passato la sua vita alla ricerca della loro approvazione, senza accorgersi che ce l'aveva già, qualsiasi cosa facesse. Questo però lo portava a cercare imprese sempre nuove, in cui dar prova di sé. Come quando da giovane si era recato presso il nonno materno, Autiloco, per cacciare un gigante cinghiale che lo aveva poi ferito gravemente ad una gamba e c'erano volute tutte le cure di Euritrea e del medico proveniente dal santuario di Asclepio per salvarlo. O come quando i Messeni avevano rubato tutte le mandrie di Itaca e Ulisse aveva deciso di recarsi da solo e disarmato dal loro re per porvi rimedio. Anche in questo caso la sorte gli aveva riso. Non solo era tornato in patria con le mandrie rubate, ma anche con uno speciale arco donatogli da Orsiloco e Ifito, e appartenuto al loro padre, Eurito, re di Italia. Questo arco prodigioso era stato creato appositamente da Apollo stesso, o almeno così dicevano, e donato a Eurito. Si trattava di un arco durissimo, impossibile da tendere, e la leggenda diceva che per poterlo fare occorreva essere dotati di una forza sovrumana. In particolare occorreva, in pratica, il trucco stava esclusivamente nel conoscere la tecnica giusta per tenderlo, un trucco che solo Ulisse conosceva e che si rifiutava di rivelare a chissà chi. Le figure desiderate, anche perché hanno un atteggiamento protettivo nei confronti dei personaggi, sono state accorpate di personale oppure sono modellate solamente dal punto di vista emotivo e storico dei personaggi? No, sono ispirate a nessuno di reale. Diciamo che questo è molto ripreso dall'originale medico, in cui effettivamente dei e dee intervengono abitualmente nella vita dei vari personaggi e appunto hanno delle caratteristiche anche molto umane, nei loro pregi come nei loro difetti. Quindi questa parte è non farina del mio sacco, ma è ripresa proprio dalla mitologia greca. Da una parte però confesso che è anche quello che secondo me tutti quanti noi vorremmo, cioè che le divinità, una o tante che siano, effettivamente intervenissero nelle nostre esistenze, ogni tanto si palesassero, ci aiutassero quando siamo in difficoltà. Allora, nel libro le varie divinità hanno sfaccettature diverse, intervengono in momenti diversi, ma tutti quanti con la stessa funzione, cioè di intervenire quando c'è bisogno di aiuto, anche quando noi non sappiamo che abbiamo bisogno d'aiuto, ma magari si spera che loro, essendo divinità, ne sappiano più di noi, a quel punto vengono e provvedono.